Ebbene sì, amici di Fannimoon, ho dato un calcio al precariato. Sono ancora qui. La mia sfolgorante carriera televisiva prende il largo e, arrivata a questo punto, è il momento di depennare la seconda voce dalla mia lista dei problemi, ovvero eliminare la singletudine. Eliminare la singletudine, quale miglior modo se non venire qui allo Sporting Club, dove si svolgerà la seconda selezione del concorso nazionale Miss Roma Over 40, perché dove ci sono delle belle donne ci saranno di sicuro dei begli uomini, ovviamente over 40, perché più over 40 sono e meno sono precari, almeno si spera. E allora andiamo a conoscere le nostre 12 Miss Over 40 Sporting Club. Per smentire tutti quelli che pensano che gli organizzatori non facciano altro che organizzare, ecco uno degli organizzatori di Miss Roma Over 40. Tu sei all'opera, o meglio con le mani nei capelli di? Fiorella. Fiorella, buonasera, una delle nostre modelle ovviamente. Tu sei? Io sono... Sono molto artistico. Sono Piero Antonelli. Allora, noi stiamo preparando adesso le nostre miss e faremo questa bellissima serata che comprenderà una cena, due sfilate delle miss e più un cabarettista famosissimo che è Marco Passiglia, che viene direttamente dal Sistina. Sì, ma non diamo anticipazioni, non diciamo anticipazioni. Parlaci di te, di questi capelli bellissimi che stai maneggiando. Allora, stiamo creando questo look a queste bellissime ragazze in modo da creargli un look molto sensuale, perché avranno due sfilate, una in abito da sera e una in intimo notte. E il capello come cambia dal giorno alla notte? Beh, diciamo che già le donne cambiano dal giorno alla notte, perciò diciamo che il capello da giorno potrebbe essere un'acconciatura tirato su un po' particolare. Da notte ovviamente uno per andare a letto non si fa le acconciature, se li fa pettinare direttamente dentro al letto. Dove ti possiamo trovare? Allora, noi abbiamo un salone all'Eur, a Via dell'Arte 39, abbiamo 30 anni di esperienza circa, e siamo in una bella zona dell'Eur, veniteci a trovare perché abbiamo tante situazioni dall'estetica al parrucchiere da uomo, da donna, cioè, come volete prendete l'appuntamento, volete vi lascio il telefono? Eh sì! Allora, i contatti sono il telefono 06 59 10 979 e ci potete trovare anche su Google come Artistico High. Continua il nostro viaggio fra le miss. Io sto cercando di imparare un mestiere, ma senza grande successo, perché non si sa mai, il precariato è in agguato. Conosciamo una delle nuove miss. Nome? Carmen. Carmen, voce di corridoio dicono che tu sia una miss nonna. Eh già. Nonna a tutti gli effetti. Nonna di quanti nipoti? Beh, uno solo, almeno per ora.
È dispiaciuto a tutti perché io fra l'altro sono anche mezzo siculo, quindi sono cresciuto un po' con la caratteristica tipica del sud, che è quella delle tanti parenti che stanno a vedere che magni e che te sposi, sono le uniche due cose che gli interessano. Io non mi sono mai sposato, ma ogni volta che andavamo a un matrimonio le mie zie mi dicevano sempre: guarda che al prossimo fare tu. Adesso non più, da quando ho cominciato io a dirlo loro ai funerali, però per anni ho vissuto questa cosa qua di sposare. Io faccio il parrucchiere da anni, sì, io uso degli shampoo che danno talmente tanto volume ai capelli che di notte indormi, per rumore che fanno, pensa. No, io volevo chiederti una cosa seria. Sì. Seria e premio Troisi 2008, giusto? No, allora premio Troisi 2009. Scusa. E Bravo Grazie 2010, sono stati i due festival della comicità più importanti che ho fatto e che ho vinto e che mi hanno poi permesso di fare altre cose, però l'importante non è vincere un premio, ma secondo me è accrescersi, no, in quello che si fa. Invertiamo la porta, poi si butta sul letto e poi si addormenta in un lampo e comincia a rustare un rumore tremendo da farmi impazzire. Ma poi quando russa mi accorgo, mi spalanca la bocca, mi viene per vengo, mi ci infilo di tutto e poi non so sanitarlo, ho lasciato morire, l'importante è dormire. Mi trovo al centro del cuore organizzativo di Miss Roma Over 40. Ho al mio fianco Massimiliano Terzo, presidente di giuria, che abbiamo già incontrato nella precedente selezione. Allora, cominciamo proprio da lui. Massimiliano, hai notato una salita di livello rispetto alla prima selezione? Una salita di livello nell'organizzazione, senz'altro. Ho notato anche una presenza maggiore di pubblico e un interesse maggiore, e ho notato anche che queste partecipanti, queste miss over 40, complimenti insomma nell'insieme. Vincenzo Marinangeli, cuore organizzativo dell'evento di Roma Eventi insieme ad Isabella Bruganetta. Allora, vogliamo sapere una cosa importantissima per le nostre telespettatrici di Funny Moon. Come possono fare a candidarsi per la prossima selezione? Allora, intanto non sono solo io l'organizzatore insieme a Isabella, ma c'è anche Piero Antonelli, quindi anche lui fa parte dello staff organizzativo. Una cosa molto importante è che è aperta su Facebook la pagina fan di Miss Roma Over 40, quindi chi vuole iscriversi e sapere tutte le novità, dove, quale sarà il prossimo locale, quando lo facciamo, la finale, la semifinale, tutto quanto, chi vuole iscriversi può andare direttamente attraverso Facebook sulla pagina fan. I video vengono pubblicati su YouTube, già c'è il video della scorsa selezione e prossimamente metteremo anche questa selezione, che è la seconda. Per quanto riguarda invece la finale, c'è una novità, perché non è dentro un locale ma dentro un altro posto che vi dirà l'altro organizzatore, che è Piero. Quindi intanto, amiche di Funny Moon, scrivete, iscrivetevi alla prossima selezione. Qual è la prossima sede? Anzi no, scusami, qual è la sede della finalissima di Miss Roma Over 40? Allora, la sede ancora è top secret, però comunque pensiamo di creare un vero e proprio spettacolo per evidenziare proprio questo format che abbiamo creato insieme. È un format per la donna, e più se ne fanno le cose per le donne e meglio siamo noi uomini comunque. Perciò, come diceva Vincenzo, iscrivetevi, perché abbiamo un'altra serata e ovviamente verranno selezionate altre tre miss per avere poi la finale sicuramente verso febbraio, penso. E cerchiamo ovviamente anche chi è interessato a sponsorizzare in qualsiasi forma, non ci sono problemi. Quindi questo tributo alla bellezza cresce e ha portato già alcune delle nostre precedenti miss a partecipare, o a meglio ad essere scelti per alcune produzioni televisive o cinematografiche. Questo è un aspetto fondamentale. In giuria abbiamo dei rappresentanti del mondo dello spettacolo, vero Vincenzo? Certo. E le miss vengono visionate per dei progetti concreti, lavorativi. Esatto, infatti c'è questo progetto con Sky. Ci sarà un format di un reality
e alcune già delle modelle sono state già opzionate per questo tipo di reality. Alfonso Ferri, personalità del mondo marino. Una grande passione che mi ha portato in questi anni a occuparmi di mare, di ambiente marino, promuoverlo soprattutto con i ragazzi, con i bambini, e poi esercitarlo. Io fuori dall'acqua mi sento un pesce fuori d'acqua. Ti trovi più a tuo agio fra le bellezze marine o in compagnia delle bellezze femminili? Ma direi assolutamente nella stessa misura. Tutto ciò che è bello non può che attirare, non può che intrigare. Il bello dell'ambiente è paragonabile proprio anche alla bellezza femminile, perché in fondo quando si ammira qualcosa di bello, vuoi artistico, vuoi ambientale, e si guarda una bella donna, si ha la stessa sensazione, quella stessa foga che ci fa apprezzare il bello comunque. Alfonso, tu sai di essere in concorso? Io sono in concorso? No, non lo sapevo e spero di non esserlo, per carità di Dio. No, te lo dico io, sei in concorso. Voi sapete per che cosa. La nostra Alessia, coreografa della sfilata. Buonasera Alessia. Buonasera a tutti. Ma Alessia non è solamente una coreografa. Prima di tutto ti chiedo, com'è stato lavorare con queste signore? È stato molto molto semplice di quello che pensavo. Erano preparate e non credevo. È stato divertente. E poi è sempre una bella emozione partecipare e anche dirigerla, perché ho già partecipato anch'io ad altri concorsi e so che è difficile. Invece loro sono state subito pronte, disponibili. Brave, complimenti a tutte. Com'è stato farle sfilare con l'intimo notte? Ci sono state qualche concorrente che ha detto che comunque si vergognava, però sul palco è cambiato tutto. Sul palco cambia sempre tutto.